È la famiglia il punto centrale della nostra politica. Anche all'ombra della Valle dei Templi, Casini ribadisce la strada maestra dell'Unione di Centro, che, fa notare, non ha svenduto né idee né bandiere. È una finta sfida quella tra Veltroni e Berlusconi, aggiunge. Perché è chiaro che l'unico voto utile che può impedire a lui e a Veltroni di fare i comodi loro è il voto per il centro che noi rappresentiamo. Noi ci saremo, amici, in Parlamento e nel Paese per evitare che se lo spartiscano. Siamo stati noi a mettere il dito nell'ingranaggio. Veltroni candida cattolici e radicali, operai e federmeccanici. Berlusconi vede Ciarrapico e poi la Mussolini e scopre che Casini è stato l'elemento che gli ha impedito di governare. Sì, gli ho impedito di fare solo e esclusivamente i comodi suoi. Se vince Berlusconi, sottolinea Casini, la Lega farà il bello e il cattivo tempo e ciò al mezzogiorno non può piacere. E Casini ricorda che per difendere qualcosa bisogna credere in qualcosa. Modernizzare, l'altra parola chiave, per crescere, ma anche per avere bollette meno care.